Tuo paziente è stabile per l'innesto cutaneo? Quello con la lacerazione del dotto pancreatico. Miranda? Oh, Adele! Scusami tanto, ho mandato il capo in sala operatoria. Vuoi che vada... Voglio soltanto che tu mi dica la verità. Per caso hai una storia con mio marito? Non ho affatto una storia con tuo marito. Ho visto come lo comandavi a bacchetta prima. Io non lo comando. Non l'ho mai comandato. Noi lavoriamo insieme. Passate ogni secondo della giornata insieme. Finite l'uno le frasi dell'altra. Vi leggete nel pensiero. Tu sei più sposata con mio marito di me. Sì, ma solo perché sono sposati professionalmente. Scusami? Il capo è tuo marito sul lavoro e tu sei la moglie. Vi prendete cura l'uno dell'altro, non c'è niente di male, siete come me e Sloan. Scusami? Nessuno sta parlando con te, lui è mio marito sul lavoro, ma ha una ragazza e io ho una fidanzata. Però non c'è niente fra noi due. Insomma, c'è stato a un certo punto. Così non ci aiuti? Nessuno di voi ci aiuta. Adele, ti posso assicurare che non c'è niente di niente. Qualcosa c'è, perché non dorme nel suo letto da una settimana ormai. Come? Davvero? L'ultima volta che si è comportato così, che spariva, che dormiva in ospedale tutte le notti, stava insieme ad Alice Gray. Magari non avrà una storia con te, però... Non ce l'ha, assolutamente no, ti giuro di no. Ok. Ma da moglie e moglie a moglie sul lavoro, qualcuno in questo ospedale va a letto con nostro marito.